Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Perdonatemi la voce e soprattutto l'aspetto, ma purtroppo post Roma Leicester, dove ho goduto allo stadio, mi sono beccato il Covid, quindi sono positivo da 3 giorni, sto cercando di riprendermi, ma vi assicuro che quelli che dicevano che è un'influenza normale un po' mentivano, perché in realtà ve ne accorgete che c'è qualcosa di strano. Comunque, detto questo, che non è l'argomento principale del video, come vi avevo promesso, ci distacchiamo un attimo da FIFA perché in queste settimane sto giocando tantissimo a di football. Quindi oggi volevo farvi un po' un'infarinatura generale su quelle che erano le mie opinioni sul gioco e poi volevo darvi qualche consiglio che mi sento, insomma, di potervi dare. Su come iniziare a gestire questo gioco, cosa fare, cosa non fare, insomma, in base a quello che ho fatto io giocando e anche in base a quello che mi sono fatto consigliare a mia volta da amici pro player, in particolare il buon Alonso Grey Fox, che saluto e che vi invito a seguire. Questa è la schermata di gioco e la prima cosa che c'è da sapere è che eFootball fondamentalmente è un free to play. Cosa vuol dire? Che andate sullo store, lo cercate, lo scaricate, è gratuito. Una volta fatto il download lo lanciate e questo è quello che vi ritrovate davanti. Quello che si è messo in testa di fare Konami poi è quello che diciamo fa già Fortnite, ovvero un gioco perpetuo che si rinnova ogni tanto con degli aggiornamenti. Quindi non è che l'anno prossimo esce eFootball 23, ma semplicemente ci sono questi aggiornamenti che si rinnovano da stagione a stagione, proprio come accade sul giochino di Epic Games. Escono le diverse season, ognuna delle quali porta delle novità in termini di giocatori, in termini di gameplay, eccetera. Poi ovviamente escono anche le patch che aggiustano il gioco qualora ci siano dei problemi. Una volta che voi lanciate il gioco, vi ritrovate su questo menu. Questo menu non è altro che l'unica modalità attualmente presente sui football, ovvero il Dream Team. Dream Team che, per farvela breve, è praticamente Ultimate Team, però con delle differenze sostanziali, per cui voi avete i vostri crediti con i quali poter andare a fare la vostra squadra dei sogni. Però poi scendiamo più nel dettaglio su questo. In questo primo video introduttivo, al quale poi seguiranno altri video più dettagliati, volevo invece farvi vedere un po' come funziona le diverse modalità che ci sono all'interno del Dream Team. Modalità poi anche al di fuori e all'interno del Dream Team verranno aggiunte, ma appunto con aggiornamenti successivi. Allora, come prima cosa vediamo che c'è questo menu splittato in due, da un lato Autentica e dall'altro Squadra dei Sogni. Perché? In Autentica noi andremo a trovare tutta una serie di eventi che sono prettamente offline, che andiamo a giocare con delle squadre di calcio, ok? Quindi mettiamo caso, schiaccio qui su quelli che sono disponibili e a brevissimo vediamo che ci sono quello della J-League, dell'American League, eccetera, eccetera. Voi andate a selezionare la squadra, vi fate le partite che tra l'altro non vanno neanche vinte per forza, ma vanno solo giocate. Al termine di queste partite vi andate a riscattare dei premi che possono essere crediti o punti esperienza e vi spiegherò a breve questi punti esperienza a cosa servono. Per quanto riguarda invece la parte della squadra dei sogni, se clicchiamo su partita si aprirà un ulteriore menu pop-up e abbiamo la partita veloce online, che non è altro che un'amichevole rapida non rankata contro altri utenti. Gli eventi non sono altro che la medesima cosa delle partite giocate in autentica, ma in questo caso online, che ci danno la possibilità di guadagnare punti, esperienza e crediti. E poi abbiamo il campionato eFootball, ovvero le Division Rivals fondamentalmente. Partiamo dalla Divisione 10 fino ad arrivare alla Divisione 1 e al termine della stagione, in base al nostro piazzamento, andremo ad ottenere diversi premi. La seconda voce invece del menu della squadra dei sogni è lo schema di gioco che vi permette di poter schierare i giocatori appunto all'interno della vostra rosa secondo la formazione che ritenete più opportuna. Già potete notare che in gioco io ho Alaba, Bastoni, Upamecano, tutti i giocatori che rispetto a FIFA non fanno intesa. Perché su eFootball non c'è l'intesa ma lo stile di gioco. Stile di gioco che poi vedremo in un video più dedicato. Oggi come primo video introduttivo volevo spiegarvi come gestire il budget iniziale che vedremo a brevissimo.
E qui potete andare a modificare un po' tutto, potete modificare le tattiche, che poi vi andrò a far vedere quelle che utilizzo io, potete scegliere i ruoli, i numeri, farvi la vostra panchina, da qua potete vedere anche i giocatori in tribuna, quindi tutta la gestione, diciamo, manageriale. Sulla mia squadra invece andate a trovare i giocatori che avete nel club e gli allenatori, che sono molto molto importanti, perché dall'allenatore discende poi quello che è lo stile di gioco che voi adattate durante una partita. Infine abbiamo l'ultima voce che è quella dei contratti. I contratti ci permettono appunto di poter andare ad acquistare giocatori tramite la lista dei giocatori base. Noi andiamo qua, per esempio, vediamo che il primo giocatore Lewandowski costa 1,2 milioni e se lo vogliamo comprare andiamo appunto a schiacciare tranquillamente la X, facciamo ingaggia e lo prendiamo. Stessa cosa succede per la lista degli allenatori, invece nella lista dei giocatori speciali abbiamo nei giorni di promo, che sono il giovedì per quanto riguarda il rilascio di questi pool da 150 carte con tre leggende, e poi il lunedì invece con le carte IF. La particolarità di PES, però, è che dentro a questi pacchetti voi non potete trovare doppioni. Cosa vuol dire? Che visto che un pacchetto costa 1 euro, qualora carichiate 150 euro, avete la certezza di trovare tutti i giocatori che sono contenuti all'interno di questo pool. Quindi con 150 euro vi portate a casa Ronaldinho, Figo, Maradona, Neymar, eccetera. E onestamente questa è una feature molto interessante secondo me rispetto a FIFA, dove con 150 euro non compriamo neanche il laccio dei capelli di Digno e la scarpetta di Maradona a sinistra. Quindi occhio a questa cosa qua per quelli che vogliono anche magari metterci dei soldi, anche se vi dico che per me lo skill gap su PES è molto più alto rispetto a FIFA, per cui anche con squadre molto scarse, senza shoppare, scarse poi sulla carta, vi spiegherò a breve il perché, riuscite tranquillamente a giocarvela contro quelli che hanno i mostri sacri. Benissimo, quindi vi dicevo, giocatori che possono essere livellati poi con i punti esperienza, vi andrò a spiegare anche in un video dettagliato come livellare i giocatori in base a quello che è il loro ruolo, però vi faccio vedere rapidamente. Mettiamo il caso in cui voi andiate ad acquistare per esempio sul mercato Pedri, io questo invece l'ho trovato in un pacchetto, vedete che Pedri ha 41 livelli di sviluppo, quindi voi schiacciando quadrato andate sul livello, aumentate in base a quelli che sono i punti esperienza che avete, io ora non li ho. Dopo che avete aumentato, andate su progresso giocatore e vedete che avete i punti progresso che potete spendervi come vi pare. Io innanzitutto vi consiglio di andare ad alzare quello che è lo stile di gioco che più, insomma, preferite. In questo caso io avrei pompato almeno a 90 il contropiede veloce, perché poi se avete un allenatore che ha già un parametro altro va bene anche 90. E poi vi andate a livellare le statistiche, per esempio, non lo so, un centrocampista come Pedri, mettete un po' di controllo palla, quindi di dribbling, gli mettete un po' di velocità, un po' di passaggio, quindi gli andate a mettere tutte le statistiche di cui ha bisogno. E questo, per esempio, è un giocatore pazzesco, più lo portate in avanti e diventa definitivo. E il bello di PES è proprio questo, che tanti giocatori giovani voi li potete andare a potenziare e diventano utilizzabili. Per esempio, io ho potenziato tantissimo, guardate questo Gravenberg, portato a livello 29 di 47, c'è ancora margine, guardate qua già che carta è diventata, e partiva da tipo 70, una cosa del genere. Quindi quando vedete dei giocatori giovani, magari hanno delle ottime caratteristiche, che so, fisiche e tanti livelli di sviluppo, non buttateli perché possono tornarvi comodo. E in questo video, infatti, l'obiettivo è proprio quello di consigliarvi dei giocatori iniziali, perché quando avviate il gioco vi daranno 200.000 crediti e voi con questi 200.000 crediti dovete andare a fare la vostra prima squadra, che io vi consiglio deve essere bilanciata. Non andate a spendere tutto subito per un asso, perché giocatori forti da soli, senza supporto, su PES, dove la manovra è un po' più impastata e c'è bisogno di coralità nella costruzione, non rendono bene. Se prendete un cigno e vicino gli mettete tutti i rospi, la palla non gli arriverà mai. Quindi io onestamente ho fatto così, all'inizio mi sono trovato benissimo, scalato anche abbastanza rapidamente fino alla divisione 3, ora sto quasi in prima. E vi posso dire che per quanto riguarda i portieri, se ci vogliamo tenere abbastanza bassi, allora voi basterà mettere comunque PT e vi andate ad impostare quello che è il range di prezzo. Quindi nel caso in cui voi vogliate stare proprio bassi bassi bassi, un portiere molto forte e che praticamente vi viene regalato e ha tanti livelli di sviluppo, rimanendo in Italia è carne secchi. Quindi voi mettete tutti quanti i filtri, ve lo andate a trovare, dovrebbe stare più o meno, eccolo qua, da queste parti. 45 livelli di sviluppo, vi diventa veramente veramente forte il buon carne secchi.
Un altro portiere molto forte che non costa tanto è Lafont, un altro portiere molto forte è Maignan. Per quanto riguarda invece i difensori, prima di darvi qualche nome volevo farvi vedere una cosa fondamentale, perché io vi vado a far vedere uno di quelli che diciamo rientra tra i miei preferiti, che è il buon Eric Garcia, quindi metto DC, mi metto il filtro della Spagna e poi vado a mettere come prezzo dai 10 ai 50, perché se non erro costava 18 Eric Garcia. Vediamo se lo troviamo, eccolo qua. Dovete andare a verificare che DC abbiano sviluppo, poi farò anche un video dedicato su quella cosa lì, ovvero lo stile del giocatore. Sviluppo è uno stile di gioco che permette al difensore di essere molto molto coperto quando c'è da difendere, e poi quando andate ad impostare l'azione invece cercano sempre di farsi vedere per offrirvi uno scarico. Quindi diciamo che per iniziare cercate i giocatori con sviluppo, però diciamo che nelle divisioni più basse potete andare bene anche con un Timber, con un Bremer, che hanno invece frontale extra, che è un'altra cosa. Quindi questi come miei favoriti. Se saliamo un po' di prezzo, ma neanche troppo, abbiamo Tomori. Invece a centrocampo vi dicevo di Gravenberg, che costa pochissimo, sui 40, ed è veramente un mostro sacro, ve lo livellate, diventa fortissimo. Un altro giocatore molto molto buono che potete andare a prendere, che costa se non erro circa 39, vediamo se me lo ricordo, ma è Gavi, perché Gavi anche lui ha tantissimi livelli di sviluppo e ha anche un ottimo stile, perché a centrocampo vi conviene sempre andare a adattare, aspettate che non ho messo il filtro del centrocampista, un giocatore un po' più difensivo che solitamente ha collante come stile a uno che invece ha tra le linee e quindi sta un po' più da interditore, oppure onnipresente ancora meglio. Eccolo qua, Gavi a 47 livelli, vi parte da 74, lui c'ha pure addirittura regista creativo, quindi è ancora meglio. Poi vi ripeto, andremo a fare un video dedicato su questa cosa. Un Gavi del genere è molto versatile. Quindi a centrocampo diciamo che questi sono i miei preferiti. Poi se ci dobbiamo spostare nei ruoli un po' più avanzati, una hidden gem pazzesca che io ho tuttora in squadra, che praticamente ve la tirano dietro, è questo Eze, che può giocare da esterno, può giocare da trequartista e costa, se non sbaglio, 30, ma giù di lì. Cresce tantissimo ed è tanta roba. Giocatori che invece vi potete spendere sull'esterno, io ho utilizzato Stoleao, che vi può fare pure la punta e ve lo straconsiglio. Un altro giocatore simpatico è sto Caraschelli, al prossimo acquisto del Napoli. Da punta vi straconsiglio questo Nunez, perché è bello rapido, finalizza bene, e qualora non lo utilizzate più ha pure riserva di lusso, quindi è un qualcosa che poi potete spendere anche dalla panchina per rompere le partite. Come trequartista vi posso consigliare Pedri, che non costa tantissimo, oppure lo stesso Gavi, che andate a mettere in quella zona lì, oppure se vi servono giocatori lì sull'esterno anche lo stesso Maximen e tanta roba. Bastoni non costa tantissimo se vi serve un difensore un po' più, diciamo, aggressivo. Se io dovessi fare la mia top 11, però, per iniziare vi dico Lafont in porta, vi andate a fare una bella difesa con Van Bissaka, Bremer, Eric Garcia e Timber, una bella linea mediana composta da Gravenberg e Gavi. Mi andate a fare poi Eze trequartista, Nunez punta, Leao e Maximen come esterni. Sta squadra più o meno viene a fare sui 2-2-50 e state una crema, e per me siete partiti col botto. Quindi questo come primo video introduttivo, raga, qualche consiglio su come muovervi, dove mettere le mani. Fatemi sapere quale video volete vedere per primo tra le tattiche, le istruzioni, gli stili, eccetera. Fatemi soprattutto sapere che ne pensate di Stoe Football, se alla fine gli avete dato fiducia, l'avete provato. Io vi auguro una buona giornata, un saluto dal vostro Liberoschi, ciao!